Sono io. Ciao Armando. Ciao. Sai, ci ho pensato. Lo chiamerò Elton John. Io preferì Antonio Banderas. Beh, magari il prossimo, eh. È andato tutto bene? Signor Gualtiero, guardi che ce la caviamo anche se lei va a fare la spesa. Lo so, ma è che mi piace rendermi utile. Se renda utile da un'altra parte. Allora, cosa prepariamo di buono? Su, vada dal signor Armando, mi lasci lavorare, su. Agli ordini. Guarda, te ne ho portato uno nuovo. Grazie. È bello. Hai già dato da mangiare a Elton John? Non ancora. Se non serve altro, ci vediamo domani. Tesoro, aspetta. Dove stai andando? Mi scusi, l'ho già presentato a mia moglie? Silvi con noi? Crede che Paloma sia sua moglie. E ho persino dovuto dirgli che sono il maggiordomo. Sapevamo che sarebbe successo. Ma nell'ultimo periodo andava meglio. Gualtiero, questa non è demenza senile. È Alzheimer. E Armando è appena entrato nella fase acuta. Quindi, cosa succede adesso? È possibile che si verifichino delle regressioni. Mi diceva che Armando è stato sposato, giusto? Eh sì, certo. E anche un figlio. È molto probabile quindi che stia rivivendo quel periodo. C'è qualcosa che posso fare? Mi dispiace, ma è un processo irreversibile. Signor Gualtiero, è tornato. E se siede a chi? Le vostre camicie fucsia non si stirano da sole. Cara, ma cosa dici? Abbiamo un maggiordomo. Ma no, signor Armando. E ci penso io? Non si preoccupi, lo faccio subito. E non si dimentichi di camicie fucsia. Ho dovuto dirgli che vado da mia madre. E lui come l'ha presa? Chiamata prostituta de Caracas. Ma mia madre non è de Caracas. La situazione è peggiore di quanto pensassi. Ma almeno non ha perso la sua creatività. Io lo preferia quando dipingeva sassi. Queste gliele porto domani. Grazie, Paloma. Buonanotte, signor Gualtiero. Buonanotte. Sì, buonanotte. Thank you.
bello come Antonio Banderas, signor Gualtiero. Ce la farà a riconquistarlo. Cara, ma non è un po' stravagante? Ne abbiamo di strada da fare. Grazie. Sai, penso che il maggiordomo sia un po' gay. Ha detto davvero così? Non so più cosa inventarmi. È diventato come Elton John. Il cantante? No, il pesce rosso, il nostro. Dimentica tutto dopo 3 secondi. Magari fosse così. Perché? Perché i pesci rossi ricordano fino a 5 mesi. Vorrei che ricordasse almeno il nostro anniversario. Tutto perfetto. Ho fatto del mio meglio. Quanti anni ormai? 15. E dire che non ho ancora imparato lo spagnolo. Lo spagnolo? Sì, per il mio amore latino. Ah, Antonio Banderas? No, Paloma. Io non ho mai parlato spagnolo. Non ho idea di chi tu sia. Dai, papà, cerca di fare uno sforzo. Chi è questa gente? Armando, lui è tuo figlio e lei è tua moglie. Ex moglie. Ma mio figlio ha 5 anni. Ma no, papà, sono io. No, io non ti conosco. Portami via. Questa non è la mia famiglia. No. È lui, la tua famiglia. Andatevene tutti. Cosa? Andatevene! Armando, per favore. Fuori, regala mia! Non so più cosa fare. Non devi fare più nulla. Cosa? Gualtiero, mio papà non si ricorda più di te. Ma io mi ricordo di lui. Non è abbastanza. Ascoltami, Gualtiero. No, ascoltami. No. Tu non hai più nessun obbligo. Fermati un momento e pensaci. Ce ne occupiamo noi, tu puoi andare. Ma in fondo che cosa ti resta qui?
Primo settembre 2005. Ma è quando abbiamo comprato la nostra casa. Giugno 2007. Ma e quando volevi portarmi in Spagna per sposarmi? Signor Gualtiero, quando tempo? Mi fa un caffè? Certo, signor Armando. E poi chiede a mia moglie se bisogna di qualcosa. Ci penso io al caffè.